il problema di scottante attualità è quello razziale. Occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca delle superiorità nettissime. Benito Mussolini il 18 settembre del 1938 annunciò a Trieste il varo delle leggi antiebraiche, leggi che furono subito e con solerzia promulgate da Vittorio Emanuele III. Le leggi razziali distrussero una comunità, le pratiche discriminatorie con l'espulsione degli ebrei dalle scuole, dall'insegnamento, dalle professioni furono l'introduzione e la premessa della successiva Shoah. L'impatto delle leggi razziali sulla comunità israelita di Trieste è raccontato da una mostra nel Museo Ebraico Carlo e Vera Wagner della città giuliana. Curata da Annalisa Di Fant, Matteo Persinotto e Tullia Catalan, la mostra racconta come una comunità perfettamente integrata nella società, nel bene e nel male, dopo il discorso del Duce e una capillare campagna propagandistica, perse ogni diritto. Questa frase, basta, qui siamo finiti, è pronunciata da Dino Italo Levi il giorno del discorso di Mussolini, 18 settembre del 38, ed è pronunciata dopo aver sentito un suo carissimo amico con cui partecipava all'attività del GUF dire butè fora Levi. È una reazione che per il testimone è assolutamente inaspettata, ma che fu condivisa da tante persone. Ma perché il Duce scelse Trieste per annunciare le leggi razziali? Trieste è un laboratorio di razzismo già dalla fine dell'Ottocento. Qui convivono, già da quel periodo, un razzismo antisemita di carattere politico e l'antislavismo. Questa città ospita la terza comunità ebraica italiana dal punto di vista numerico ed è una delle comunità in Italia più importanti per i suoi rapporti internazionali con altre comunità ebraiche, ma anche per la sua rilevanza dal punto di vista economico. Da qui parte anche da Mussolini esplicitamente il percorso di discriminazione, lo annuncerà proprio usando la parola razza, e sarà la prima volta, e lo userà solo un'altra volta poi, non lo userà mai più di nuovo il termine razza in un comizio. La mostra è un racconto di infami e soprusi, delle azioni fatte per fare carriera nell'università, nei giornali, nelle aziende pubbliche, per appropriarsi delle proprietà ebraiche, oppure per eliminare concorrenze commerciali, testimonianze che sfatano il mito di un regime fascista che diventa antisemita solo perché succube di Hitler. Il percorso del razzismo di Mussolini è un percorso autonomo, che però va assolutamente iscritto in quella che è tutta la politica razzista a livello europeo. Ci sono altri paesi che proprio nel 1938 avvieranno le leggi razziali, con le premesse di un percorso razzista già iniziato dal fascismo, proprio con l'antislavismo e con le leggi coloniali. Ma i visitatori come percepiscono la mostra? Quello che ci restituiscono è il fatto che molti aspetti di questa storia non fossero ancora noti. E un esempio per tutto e per tutti è lo zelo amministrativo con cui sono state applicate le leggi, che colpisce molto chi visita la mostra. Mostra che rimarrà aperta fino al 29 marzo.